Ciao, sono Gianni, sono il pubblican titolare del Doppio Passo Pub. Abito a Reggello da quando sono nato e vengo precedentemente da una famiglia di falegnami artigiani. Diciamo, sono sempre stato a Reggello e ho partecipato sempre anche alle attività che, per quanto poi possono nascere in questo paese, alla festa della birra, appunto, poi è diventato il mio lavoro. E niente, allora, Reggello è un paese, secondo me, che ha un gran bel potenziale, però è un po' lasciato, diciamo, come un diamante grigio. Avrebbe tante cose da far vedere, tipo la foresta di Sant'Antonio, deludere di un castello, vari percorsi naturalistici dove poter camminare, però secondo me l'amministrazione comunale poteva fare un po' di più. I giovani tendenzialmente prima restavano un po' più in zona perché comunque è una location che ha offerto comunque sempre lavoro, diciamo non è una zona proprio povera, ecco, diciamo una zona che ha offerto lavoro. Negli ultimi anni vedo che comunque i giovani frequentano perlomeno la mia birreria, li vedo in dei momenti dell'anno e in degli altri no, perché comunque per cercare uno studio piuttosto che un lavoro un po' più, diciamo, tra virgolette, moderno, i ragazzi si spostano un po' più nelle grandi città. Dicevo prima, i ragazzi adesso tendono ad andare a cercare anche lavoro fuori città, mentre qualche annetto fa io non sono uscito dal mio comune perché comunque forniva alternative, lavoro anche, diciamo, senza avere una laurea piuttosto che un diploma, riuscivamo comunque a con l'artigianato a sopperire a questa mancanza di studio, diciamo, con la manualità. Qualche annetto fa Reggello era un paese pieno di falegnami dell'attività come mio babbo, che era rimasto l'ultimo e adesso purtroppo è finita anche la sua attività di falegnameria, mentre adesso, diciamo, che appunto i falegnami artigiani a Reggello ne sono rimasti, a ricordo mio, praticamente niente. Quindi, diciamo, si è perso un po' anche questa tradizione e un attimo questo mestiere, quindi magari i ragazzi, avendo perso questa alternativa, magari vanno a cercare anche lavoro altrove. Vedo anche comunque ultimamente qualcuno si sta riavvicinando anche un po' all'agricoltura, e comunque Reggello era una zona piuttosto verde, piuttosto, diciamo, che con l'olio, che comunque è un prodotto d'eccellenza di Reggello, si stanno riavvicinando, magari non proprio giovanissimi, ma diciamo i medio giovani della mia età si stanno riavvicinando anche alla terra, a coltivare l'olio, comunque è un prodotto, è un'eccellenza di Reggello. Fammi un'altra pausetta, via. Il mio comune lo vedo un attimo come un diamante grezzo, mi piacerebbe che un privato piuttosto che la nostra amministrazione comunale facesse, diciamo, qualche progetto come sono nate più o meno le zone analoghe a Reggello, magari qualche parco avventura per i più piccoli, per fargli affrontare magari e vedere i nostri boschi e le nostre foreste, fra virgolette, sì, piuttosto che magari qualche percorso per le mountain bike, sia di enduro che discesa libera, e secondo me potrebbero portare visibilità e persone a vedere il nostro comune, comunque è bello secondo me. E mi piacerebbe anche magari potessero essere ripristinati gli impianti sciistici che c'erano un tempo negli anni 80 verso Secchieta. I giovani a Reggello li vedo un attimino come tutti i giovani della generazione dopo la mia, diciamo, un po' troppo concentrati sul social e un po' poco concentrati sul sociale, in quanto incontrarsi dal vivo e poter organizzare cose che magari sui social non si possono fare, perché io sono stato sempre attivo, diciamo, per organizzare feste piuttosto che qualsiasi altra cosa poteva essere fatta a Reggello. Riguardo alle persone che vengono a parlare e a far vedere il nostro territorio, sono molto favorevole, perché credo che una giusta visibilità con una giusto contributo da parte dell'amministrazione comunale, che facendo opere e facendo comunque valorizzando il nostro territorio, potrebbe essere un trampolino di lancio buono per gli anni prossimi venturi.